Brutte notizie per Gemma Galgani, che durante la puntata di Diti oggi 13 dicembre si scontrerà anche con Tina. Clamoroso colpo di scena Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio alle ore 14:45 circa su Canale 5. Stando alle anticipazioni trapelate in rete, andrà in scena Il Trono d'Oro e l'attenzione si focalizzerà maggiormente su Gemma Galgani, la quale farà una sorprendente dichiarazione al suo ex amore. Una rivelazione che lascerà a bocca aperta sia il pubblico che lo staff di UD. Inoltre vedremo anche la reazione di Giorgio Manetti. Scopriamo subito nel dettaglio le anticipazioni Uomini e Donne. Spoilerue, di Turnover, Gemma Galgani si confessa. La puntata di Uomini e Donne del 13 dicembre si aprirà con Tina, che farà la sua entrata in studio con un armadio contenente una mummia e tutti i suoi abiti. Poi partirà un breve filmato in cui si vedranno Gemma e Giorgio alle prese con una romantica cena. La dama torinese confesserà di essere ancora innamorata di lui, ma il gabbiano non vorrà sapere niente di lei e la rifiuterà nuovamente. Dopodiché Maria De Filippi manderà in scena un video di Tina e Gianni Sperti, che si divertono a imitare la famosa scena della cena di Gemma e Giorgio, una parodia che farà divertire moltissimo il pubblico, ma che causerà un ennesimo litigio tra l'opinionista Vamp e la dama bionda. Gemma, infatti, troverà di pessimo gusto la parodia di Tina Cipollari. Quest'ultima dirà alla Galgani che, dopo la dichiarazione a Giorgio, ha perso di credibilità ed è diventata la donna più ridicola del bel paese. Brutta lite tra Gemma e Tina Cipollari, sei ridicola dunque. Assisteremo a questa lite tra Gemma e Tina dove voleranno anche dei pesanti insulti. Alla fine la puntata andrà avanti e vedremo la dama torinese fare la conoscenza di due nuovi cavalieri, Bruno e Raffaele. Quest'ultimo farà particolarmente brescia nel cuore di Gemma, che da tempo aspettava di avere un pretendente pugliese. Raffaele, infatti, viene da Lecce, 57 anni e due figlie. L'uomo dichiarerà di trovare molto bella la dama e finiranno per ballare insieme. Dopodiché l'attenzione si concentrerà su Anna e Guido, che sono usciti insieme, e questo farà infuriare, non poco, la Galgani, la quale si mostrerà molto infastidita, mentre Gianni sarà del tutto convinto che questa uscita sia stata fatta solo per fare un dispetto a Gemma. Infine, la puntata si chiuderà dopo aver visto anche l'uscita di Angelo e Valentina. Per ricevere altre news su Uomini e Donne sia del Turnover, che Classico, cliccate sul tasto Segui, Uomini e Donne oggi.